Con un po' di fortuna potremo arrivare al sito senza allertare Cerberus. Beh, la fortuna non è sempre dalla nostra parte, anzi non l'è quasi mai. Dobbiamo trovare il sito e capire innanzitutto dove diavolo noi ci si trovi. Una colonia stupenda. I coloni sono tornati dopo l'attacco dei Geth. Torneranno anche stavolta. La città terrestre in cui sono cresciuto era un inferno. Un perfetto scenario di guerra. Eden Prime non merita questo. Nessuno lo merita. Ma questo li tempererà. Ok, dobbiamo dirigerci al sito archeologico e direi di cercare di salvare tutti i coloni che dovessimo incontrare. Ma le priorità sono chiare. In questo momento dobbiamo pensare al grande schema delle cose e non a tutte le piccole sofferenze che comunque ovviamente cercheremo di ridurre. Cosa abbiamo qui? 3000 crediti, fantastico. Qui niente. Non so davvero cosa aspettarmi. Immagino Cerberus anche qui. È assurdo comunque che ci si scontri così tanto con Cerberus quando dovremmo essere, no? Tutti coalizzati. Aggiornamento sul trattamento. Abbiamo ricevuto altri soggetti idonei dai settori sotto controllo. I coloni sembrano credere alle voci secondo cui questi soggetti sono stati chiamati a svolgere dei noiosi ma sicuri lavori manuali in campi di ricerca di Cerberus dall'altra parte del pianeta. Appena abbiamo incrementato le razioni di cibo come pagamento per il servizio reso, le voci di dissenso si sono in gran parte esaurite. Continuate a diffondere queste voci, non abbiamo truppa a sufficienza per un confronto armato con l'intera colonia e le famiglie non sarebbero disposte a collaborare se conoscessero la vera destinazione dei loro figli. Shepard, questi dati su Cerberus potrebbero servire ai coloni sopravvissuti in altre zone del pianeta. Come? Posso inviarli al movimento di resistenza. Così lo aiuteremo a combattere contro Cerberus. Assolutamente sì. A proposito, dati diario. Movimento di resistenza. I coloni di Eden Prime si stanno occupando dell'occupazione di Cerberus. Assisti il movimento di resistenza fornendo informazioni su Cerberus. Su Sanctum è stata recuperata la formula E. La città cedera potrebbe tornare utile a qualcuno. Nel nido di Kite sono state recuperate le colonne della forza degli antichi manufatti di Batarian. Sulla cittadella potrebbe tornare utile a qualcuno. Questa era una priorità. E poi faremo l'obelisco Protean. Un diplomatico Volus ha bisogno. Ah, dobbiamo solo riconsegnarlo. Recupero nell'abisso di Shrike. Forse... non mi ricordo, dobbiamo ancora farlo quello? Penso che questo l'avessimo fatto in realtà. Comunque, poi avremo quello. E qui segno tutto come letto, però. Grazie. Ora, un attimo. Abbiamo visto questo prefabbricato fondamentalmente. Ma non vorrei... munizioni? Una ci potrebbe servire, esatto. Torniamo qui, cioè, non voglio perdermi che... Guardate, tecnologia Protean che sbuca dal terreno come un mucchio di vecchie ossa. Ehi, Liara, hai mai trovato dei dinosauri scavando in giro? No, dinosauri e altri fossili sono pertinenza dei paleontologi. Io sono un'archeologa. Studio i reperti delle specie... esatto, spiegaglielo, Liara. Sono due campi totalmente diversi e... stavi scherzando. Ehi, mi piacciono sul serio i dinosauri. Ci credo. Ora, lì abbiamo qualcosa. Qui dove stavamo poc'anzi. Esattamente. Ok. Non ci stiamo perdendo nulla, a quanto pare. E perché penso che adesso qui arriveranno i simpatici amichetti ad accoglierci? Laggiù, quell'ascensore ci porterà al sito archeologico. Ascensore. Di qua non possiamo arrivarci al momento, pare. Ok.
Per la dea, questo è impossibile. Cioè? Non è un manufatto Protean. È un Protean. Sarebbe un collettore. Uno di quei Protean mutati dai razziatori. No, è un Protean originale, non modificato, ancora vivo. Appunto, è impossibile. Ricordi le camere di stasi dei Protean agli archivi di Ilus? Sì. Quelle si sono spente per mancanza di energia. Cerberus ha trovato questa in un bunker sotterraneo e non è spenta. Il Protean è in stasi da 50.000 anni, in attesa. Immagina solo cosa potremmo scoprire. Un bel po' di roba, immagino. Cosa sai dirmi sui Protean? Mi interessa la loro civiltà, non la tecnologia. Dopo la tua esperienza con il cifratore Protean dovresti saperne quanto me. L'impero Protean dominava l'intero spazio conosciuto. Hanno elevato innumerevoli specie per integrarle nella comunità galattica. Le hanno elevate, eh? Come i Salarian che hanno aiutato i Krogan a evolversi un po' più in fretta. Sì. A giudicare da siti archeologici come gli archivi di Marte o questo di Eden Prime, i Protean volevano istruire le altre civiltà. I loro valori cardine erano la conoscenza, lo sviluppo e la collaborazione con il resto della galassia. Troppo bello per essere vero è più o meno quello che mi farebbe da dire, ma cerchiamo di essere positivi. Da come li descrivi, mi ricordano molto voi, Asari. Forse mi sono lasciata influenzare dal mio retaggio culturale. In ogni caso, trovare un Protean ancora in vita è un'opportunità più unica che rara. Per fortuna abbiamo portato la nostra esperta. Spero di esserti di aiuto. Lo sei sempre. Hanno scelto proprio questo Protean per la stasi. Doveva essere il più illustre scienziato del suo tempo. O una delle menti più sagge. O un grande guerriero. Cerberus ha danneggiato la capsula durante lo scavo. I parametri vitali sono instabili. Allora tiriamolo fuori da lì. No, forzando la capsula lo uccideremmo. Dobbiamo trovare il segnale di comando che disattiva la stasi. E dobbiamo anche capire come aprire fisicamente la capsula senza provocare altri danni. Cerberus ha occupato i laboratori circostanti per studiare più a fondo il sito. Io andrei a darci un'occhiata. Mi pare corretto. Ma adesso avremo delle visite. Figurarsi. Occhi aperti. Chi diavolo sono? Belliscio. Interessante la tecnologia di questi affari. Mi preoccupano loro. Molto più dei centurioni o simili. Beh, lo zoom è finto in questo momento. Ok, grazie. D'accordo, muoviamoci prima che ne arrivino altri. Muoviamoci prima che ne arrivino altri. Sì, ma con calma. Con molta calma. Ora. Vorrei... vediamo un po', intanto in teoria dovremmo andare... trova dati sulla capsula, generico. Non abbiamo una direzione verso cui orientarci. Che... pensavo ci fosse un combattimento, invece era Liara con un attacco d'asma per salire. Ok. Qui c'è una serra... poco utile. Qualcosa di idroponico. Ehi là! E scegli una posizione e fermati là, grazie. Insomma, mi rendi difficile spararti. Dove sei? Non ti vedo. Beh, andrà bene. Oh, lei è. Ciao. Sei stato molto sfortunato. Bomba. No, aspetta, aspetta, aspetta. Ti ho detto di spostarti. Tardi, eh. Ah, liscio. Non fategli fare quella torretta. Maledizione. Focalizzatevi sulla torretta. E finiamo gli ingegneri, che quelle torrette sono scomodissime. L'ho colpito? Sapete che non lo so. No, bomba. Maledetto. Guarda qui quanto fumo fanno. E... preso. Mi pare che tutti stiano un pizzico più rilassati. No, errore mio. Usciamo in stealth e spariamo. Ok. Quindi
Qui mi pare che si possa espandere la nostra ricerca da questo lato. Però aspettate, voglio prima continuare la ricerca qui, nel piazzale che abbiamo visto precedentemente. Certo che Eden Prime ne ha viste davvero tante. L'ha vista sia con i collettori, sia il primo assalto dei Get. Di tutto ha visto. Che colonia sfortunata. Ed è vero che i coloni continuano a tornarci, non so esattamente per quale masochistico desiderio, ma... come dire, contenti loro, fanno il bene della società umana sicuramente. Il fatto è che non fanno molto il loro stesso bene. Aggiornamento sul dispiegamento delle truppe. Presenza massiccia di rivoltosi locali nei settori sud e ovest della colonia. Le truppe nel settore nord sono state richiamate per fornire supporto. A tutte le truppe rimaste nel settore nord, proseguire le attività di pattugliamento standard per dare l'impressione che la nostra presenza sia rimasta invariata e scoraggiare le forze locali. In questa situazione potrebbero farsi coraggio e provocarci gravi danni. I coloni hanno bisogno di informazioni. Più ne troviamo, più gli faciliteremo le cose. E noi continueremo a fare il nostro lavoro. 3.000 crediti, fantastici. Poi si poteva arrivare sul retro, ma ci si può arrivare anche da qui? Lì, qui? Fatemi un attimo capire. Fatemi capire un attimo qui com'è la situazione. Cioè, qui c'è la finestra da cui ci si può calare. Ah, sì, si può scendere così, ma non si può forse risalire. Qui? Non mi pare ci si possa salire, vero? E non ci si arriva da nessuna parte? Non credo. A questo punto direi che non credo. Forse c'era qualcosa di nascosto, ma non mi pareva. Qui dietro invece si può salire. Partendo da qua. Qua. E qua. Morti. Ok, abbiamo visite qua dietro. E aggiornamento sulla resistenza locale. Abbiamo ricevuto nuove informazioni dalla nostra fonte nel movimento di resistenza di Eden Prime. È previsto un attacco al nostro centro di sicurezza fra le 22 e le 23 di domani. Giungeranno contingenti nemici da vari settori della colonia. Quindi ne approfitteremo per infliggere un colpo letale agli insorti. Una volta sventato l'attacco, consentite al dottor William Cambiata di fuggire, magari sparandogli qualche colpo di Slish per non destare sospetti. Ci ha fornito delle ottime informazioni e i locali lo porteranno in trionfo se sarà l'unico a sopravvivere alla trappola di Cerberus. Potrebbero perfino nominarlo loro capo. Perfetto. Con queste informazioni la resistenza di Eden Prime avrà qualche speranza di cacciare Cerberus dalla colonia. E 6.000 crediti, fantastico veramente. Ma adesso abbiamo uno scontro a fuoco da affrontare. Oh diavolo, un attimo che sono veramente... Oddio! Oh diavolo. Sono morto. Fondamentalmente questo è. Allora. Ragazzi, qualcuno viene ad aiutarmi? E che diavolo? Sto anche ricaricando. Ah diavolo, ma dove sono i ragazzi? Sono completamente da solo. E basta, morto. Non so... cioè, ok che io sono andato troppo avanti, per carità, ma davo per scontato di avere qualcuno che mi stesse seguendo. Oddio, quanti indietro siamo? Siamo un sacco indietro. Ok? Faccio io. Ok, ho preso i soldi e tutto quanto. Partiamo con un approccio dall'alto. Magari questo ci aiuterà un pizzico di più. Ok, tiriamoci una bombina, va? Ok. Eh sì, dall'alto mi pare che vada un... Possiamo alzarci anche in alto? Sì. C'è un ingegnere con un bel po' di scudi. Oh! Ho visto giusto un pezzetto. E i miei compagni niente, non... Non mi aiutano in alcun modo concreto? Che abbiamo delle munizioni? Ah! Ok, da... Adesso non mi fate molta paura. Qui ho ripari. E voi potete sparare molto poco. E io ho modo di far risalire i miei scudi. Mentre voi tendenzialmente o non avete scudi, o comunque in genere mi basta un headshot per farvi fuori.
Benissimo. Sento ancora questa musica inquietante. Facciamo che entrambi dovreste venire qui più o meno. Ci manca ancora qualcuno, direi. Eccoti qua. A posto? Potremmo anche essere a posto. Voglio riscendere da dietro, in realtà preferisco. Munizioni. Fantastico. Ed ora analizziamo tutto quanto con molta più calma. Qui non avevo ancora aperto in realtà. No. Ora non ci dovrebbe essere alta resistenza in quest'area, credo e spero. Dobbiamo essere molto attenti e meticolosi qui nella ricerca, perché è molto facile farsi sfuggire le cose. Là, quel laboratorio ha trovato un filmato sui Protean. Cerberus lo sta studiando per capire come aprire fisicamente la capsula. Ok, qui è dove dobbiamo andare, quindi facciamo un giro, ci sono altre cose che non abbiamo visto. E non vorrei che ci venisse tolta la possibilità di esplorare per qualsiasi motivo. Ok, cosa abbiamo qui? Altri morti. Questo non ci stupisce ovviamente. Niente anche qui. Qui abbiamo qualcosa. Sono stati trucidati mentre bevevano e si rilassavano guardando la partita. Merda, qui ci viveva un sacco di gente. Che bravi, eh? Là, quel laboratorio ha trovato un filmato sui Protean. Cerberus lo sta studiando per scoprire il segnale che disattiva la stasi. Qui abbiamo fatto il giro, quindi. Qui dove stava la serra. Noi eravamo anche passati di qua. Abbiamo visto questo edificio, punto interrogativo? Non mi pareva in realtà. Però... No! Questo è il primo che abbiamo visto, credo. Sì, questo è il primo che abbiamo visto. Fate fare un veloce controllo. Qui sotto abbiamo avuto il combattimento e siamo passati di là. Ok, no, dovremmo aver visto tutto, credo. Sì, ci dovremmo essere. Ok. Abbiamo due dati sulla capsula, uno di qua e uno di là. Quindi intanto andiamo di qua, che era il primo. Quindi sono sparsi un po' in giro. Nient'altro qui. Cos'è quello? Oddio, un microscopio. Qui mi aspetto alta resistenza armata per qualche motivo, ma forse mi sto sbagliando. Munizioni. Siamo già al nostro limite. E qui è parte di quello che ci serviva. I nostri occhi stanno di nuovo sfarfallando stranamente. Sono i ricordi del Protean che abbiamo qui? Probabilmente sì. Quindi forse era un combattente. Ok. Sembra abbastanza potente. E stavano combattendo già contro i loro stessi compagni trasformati. È un po' come per noi l'idea di combattere contro degli zombie. Quali sono le perdite?
Le forze dei razziatori hanno distrutto all'incirca 300.000 capsule. Un terzo del nostro popolo. Impossibile sigillare la paratia nord. Rilevata presenza ostile. Tutte le forze a nord. Credo di poterlo replicare per aprire la capsula. Tu hai capito? Ma come? Tu no? No, non si vedeva niente. Cerberus stava cercando di capirci qualcosa. Ancora l'influsso della sonda. Il cifratore Protean che hai ottenuto su Ferus ti permette di vedere le immagini come un Protean e di capire la loro lingua. Comunque io ho visto il filmato e so come hanno sigillato le capsule. Perfetto. Allora ci serve solo il segnale che hanno usato per attivare la stasi. E lì avevamo trovato già una... Ho fatto un livello. Questo è molto buono. Allora, utilizziamo subito squadra. Allora, 9 punti, occultamento tattico, portiamolo fino in fondo, espandi. Ed era... chiaramente il danno fece precisione. Potenzia potere. Fantastico. 3 punti, però non ci facciamo nulla. Portiamo avanti anche forma fisica, altri 11 punti in totale. E poi, ops, non ho visto gli altri ragazzi. Liara, portiamo avanti singolarità. Ed era danni al secondo o incrementa la velocità di ricarica. Secondo me dovremmo incrementare la velocità di ricarica e poi fare detonazione. Ma sapete cos'è che... No, non è, è un errore, perché la velocità di ricarica è già talmente rapida. E questo dura 6 secondi. Facciamo dei danni. Più, facciamo tutto danni. Sì, sì, danni, dannissimi. Fantastico. E utilizzerà singolarità fino proprio all'estremo. James, tu hai soltanto 3 punti e temo non ci faremo nulla. Darti un altro punto fortificazione? Ma sì, dai, facciamolo. Ok. Ora sappiamo che dobbiamo andare di là, esatto. E dovremmo aver più o meno anche qui combattuto gran parte delle nostre battaglie. Di qua, punto interrogativo. Di là, ok. Qui non ci dovremmo essere ancora entrati. Ma qui era collegato? Qualcosa che mi sono perso qua, non credo. A questo punto diamo un'occhiata fatta bene. No, perfetto. Quindi dovremmo avere praticamente adesso modo di risvegliare un Protean dopo 50.000 anni. Non è cosa da poco. Rieccoci con i nostri poteri di decifrazione. Pensavo che l'impero fosse invincibile. Lo è. Riposeremo qui in attesa che i razziatori tornino nello spazio oscuro. Poi ci risveglieremo ancora più forti di prima. Per l'impero. Per l'impero. Ora entra nella capsula vitale. Victory, trasmetti il segnale di attivazione stasi a tutte le capsule. I profughi che devono ancora raggiungere il bunker. Il loro sacrificio sarà onorato dall'impero. Immagino. Tu hai capito anche questo? Già? Sì, conosco il segnale che i Protean hanno usato per attivare la stasi. Eccellente. Lo sapevo. Lo sapevo che non sarebbero riusciti a tornare così tranquillamente. Allora, singolarità su di loro è fondamentale. Però gli dovresti fare anche danni, giusto?
Non tantissimi, ma soprattutto se liscio. No! No! Niente bombe a me, grazie. Allora, io mi sono un attimo invisibilizzato. Oddio, i tempi di ricarica più lunghi della storia. Abbiamo una torretta, ma... andiamo sulla torretta, anzi. Devastata. Vi posso già invisibilizzare. Mamma mia, i danni. Qui non serve invisibilizzarsi, in realtà. Non venirmi qua. Finitelo. Lì ce n'era un altro, in teoria. O è già... oh, no, abbiamo ucciso. Qui avevamo delle munizioni da qualche parte, credo. Non qui. Eccole qui, qui. Grazie. Oh, almeno ci sono molte più munizioni che adesso. Un tempo era molto più difficile trovarle. Ora. Capsula di là. Errore mio, errore mio, errore mio. Oddio. Mi vedono tranquillamente anche da invisibilizzato. Hanno un sacco di scudi. Uccidete quelle cose. Avevano proprio corazzato bene il tutto, eh? Preso. Fermate quel maledetto prima che faccia danni. Ecco, già so che questi potrebbero aver piazzato un'altra torretta o simile. Non va fatto. È un grosso no, no, no. Ok, ok, ci siamo. Hanno ritratto il ponte. E infatti... dobbiamo trovare un'altra strada. Dobbiamo trovare un'altra strada. Non poteva essere troppo facile, ovviamente. Da dove la troviamo un'altra strada? Non mi sta dando nessun aiuto, gioco. E qui già abbiamo visto tutto, in teoria. Cosa mi sto perdendo? Immagino di dover cercare un altro scontro armato. Perché qui davvero abbiamo visto tutto. Trovo un altro modo per raggiungere la capsula. Già. Ok, scemo io. Ah, la vita non ci risale. Ecco come funzionava. Ok, comunque, di là c'è una scala. Fantastico. E... questo episodio sta diventando molto lungo, ma ok. Sta diventando più o meno un must... per Mass Effect 3. Quindi immagino vada bene così. Ora. Chi verrà a cercare di ucciderci? Ancora nessuno? Poco credibile, ragazzi. Poco credibile. Davvero? Perché mi fai sentire come se stessi scendendo quando... all'atto pratico non sto scendendo e anzi sto cadendo. Domanda interessante, ma non poniamoci più queste quesiti. Trasmetto il segnale. Perfetto. La capsula impiegherà qualche secondo per elaborarlo. Un sacco di nemici in arrivo, comandante. Un sacco. Dovremmo difendere la posizione. Oh, oddio, Liara, perché stavi là adesso? Chiarano. E complimenti. Io ho molta poca salute. Prima che metta le torrette, via. Ok. Preso. Preso. Ok, Liara, abbiamo un problema qui. Cerchiamo di aiutare Liara. E il liscio non l'ha aiutata minimamente. Ok, Liara, 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 devi andare da un'altra parte, tipo lì. Cavolo. L'ho fatta uscire dal rifugio, questo è stato male. No. Aspettiamo. Altro movimento lassù, abbiamo 7 colpi. Lì che abbiamo? Un morto, ecco che abbiamo.
Vai giù. Non ti ho detto di andare avanti, James. L'idea era far venire loro da noi. Aveva molto più senso. Beh, finito poi lui. Ci penso io. Bravo. Ottimo lavoro. Finito? Ma a quanto pare abbiamo un momento di tregua. Che fine vuol dire? Round. Recuperiamo le forze in vista. Come fine del round? Praticamente poi non ho vita. Ha disattivato la stasi? Ci siamo quasi. Se siete a secco nell'edificio qui accanto, ci sono dei rifornimenti di Cerberus. Sì, sì, Posso usare una singolarità per bloccare l'accesso ai nemici. Lo so che è la singolarità. Io vedo che ce l'ho tutti presi buttando. Oh, che cosa? Ma è pesante, non facciamolo avvicinare. Oh, cavolo. Ok, tempo di usare un medikit. Non vedo nulla. Invisibilità. Via. Perché continuano a spararmi anche da invisibile? Posizione riparata. Dobbiamo togliere un attimo i pesci piccoli perché sono tanti e ci fiancheggiano. Preso. Facciamogli qualche colpo da potenziati con l'invisibilità almeno. Più o meno ogni colpo dovremmo poter usare l'invisibilità ed è quindi il momento di farlo. Là, oddio, la corazza come la stiamo abbassando. Invisibilità. Ok. Preso. Chi diavolo? Va bene, mi siete un po' troppo vicini per i miei gusti. Non mi piace non usare il mio fucile di precisione, ma mi state costringendo. Ecco, ora puoi aprire la capsula. Oh, fantastico. Non posso passare di... Ah, mi sembra... Posso usare l'Atlas vuoto? Ah, a quanto pare no. Però dice usa. No. Forse non ho i poteri per usarlo. Perché c'è ancora il cadavere dentro, non lo so. Dio, che figata sarebbe stato usarlo. Ok, va bene. Ci penseremo un'altra volta. No, non volevo ripararmi. Sì. Grazie. Non è la capsula che state cercando. L'hai fatta per la dea. Gli servirà del tempo per riprendere i sensi. Non così tanto. Buono. Attenzione, è confuso. No, capisco la sua reazione, ma non ci sta aiutando. Ricorda che per noi sono trascorsi 50.000 anni, ma per lui solo... qualche minuto! No, il bunker sta crollando. Non ci sono altre opzioni. Ci sono capsule attive! Quei soldati sono ancora vivi! Il loro sacrificio sarà onorato dal prossimo impero. Preparazione bombardamento neutrale. Accedi alla capsula vitale. Beh, è stato molto statico anche mentalmente. Che tecnologia fantastica.
Javik. Ne rimane un centinaio di superstiti. Come potrò mai ricostruire l'impero? Serviranno altri provvedimenti. Il pulso neutronico ha compromesso la struttura. Spiegati. I sensori sono danneggiati. Riattivazione automatica non praticabile. Dovrai attendere che una nuova civiltà scopra questo bunker e disattivi la stasi. Il risparmio energetico è prioritario. Non spegnere altre capsule. Siamo già rimasti in pochi. Il razionamento energetico è assolutamente necessario. Tu sarai la voce del nostro popolo. L'ultimo Protean. Sarò ben più di questo. In quanti siamo? Soltanto tu. Tu riesci a capirmi? Sì. Ho letto la tua fisiologia, il tuo sistema nervoso. Ciò mi consente di comprendere il tuo linguaggio. Perché non sta avanti? Quindi stavi leggendo, mentre io vedevo... I nostri ultimi istanti. Il nostro fallimento. Beh, non fu un fallimento. Più o meno lo fu, ma serve dirglielo? Ora che si è risvegliato e per lui il dolore è ancora così forte? La tua gente fece tutto il possibile. Non si arresero mai. Una determinazione che ora ci tornerebbe utile. Shepard, siete riusciti ad attirare l'attenzione di Cerberus. Asari, umano, sono circondato da primitivi. Più o meno. Qui non è sicuro. Vuoi unirti a noi? Vi opponete ai razziatori? Ovvio. Sì. Allora ci penserò. Non mi sembra che voglia tanto stringerci la mano. Forse perché siamo dei primitivi. Un Protean vivo? Proprio così, ammiraglio. Ma non è come ce lo aspettavamo. Comandante, i nostri scienziati capiscono a malapena cosa dobbiamo fare qui. Se il Protean può aiutarci a costruire questo congegno, dobbiamo fare questo tentativo. Ricevuto, ammiraglio. Stiamo perdendo le colonie più in fretta di quanto si riesca a evacuarle. Non avevamo mai visto nulla di più devastante dei razziatori. Sì, ammiraglio. Può aiutarci? È quello che voglio scoprire. Bene. Cerberus ha sbagliato e ci ha dato una nuova arma. Non sprecatela. Hackett, chiudo. Da là a vedere se sia davvero un'arma, questo è un altro discorso. Shepard, mi servi giù all'ingresso della stiva di carico. Si tratta del nostro nuovo ospite. Sto arrivando. Qual è il problema? Shepard, ho cercato di rendere la stanza più accogliente, ma non mi lasciano parlare con lui. Mi dispiace, dottoressa. Il protocollo di contatto con le nuove specie parla chiaro. Stare allerta. Abbiamo dovuto riesumarlo per l'occasione. Addirittura? Ma la sua non è una nuova specie. Studio i Protean da una vita. Preferisco fidarmi di lui e per quanto sia avanzato, male che va, gli spareremo un colpo in testa, signori. Ma credo non ce ne sarà bisogno. Garantisco io. Il nostro ospite non sarà un problema. Davvero? Non dipende da me. State buoni, non sparate. Avverto una grande paura in te. Ansia e timore. I razziatori stanno vincendo. E come fai ad avvertirlo? La vita fornisce indizi a chi è capace di leggerli. Nascosti nelle cellule, nel DNA. L'esperienza è un marcatore biologico. Ma allora che mi dici della mia esperienza su Eden Prime? Non fu certo un flashback qualsiasi. La guerra mi ha cambiato profondamente. Io ti ho comunicato questo. È uno scambio reciproco. Come le vostre sonde? Sì. E... Ancora questo video. E poi non è un video. Un'insieme di memorie. Ne hai trovato uno. Hai visto tutto. La nostra distruzione. I nostri avvertimenti.
Perché non sono stati ascoltati? Perché non vi siete preparati ai razziatori, umano? Chiedilo al consiglio. Comandante, nessuno riusciva a capire i vostri avvertimenti e per poco la sonda non mi ammazzava. La comunicazione è ancora primitiva in questo ciclo. Mettendo insieme quello che potevamo, 3 anni fa siamo riusciti a impedire l'arrivo dei razziatori. Allora l'estinzione è stata posticipata. Ora abbiamo i vostri progetti per il congegno. Vogliamo costruirlo. Congegno? L'arma a cui stavate lavorando? Speravo potessi dirci come completare l'opera. Non siamo riusciti a completarla. Era troppo tardi. Quindi è un'arma. Presumo. Confermato. Non sappia dirci niente sul catalizzatore. No. Ero un soldato, non uno scienziato. La mia specialità era uccidere. Avremmo preferito uno scienziato. Qual era la tua missione? Tra noi esistevano incarnazioni di molteplici tratti. Coraggio, forza, astuzia. Un esemplare per ciascuno di essi. Tu quale sei? L'incarnazione della vendetta. Figurarsi. Rappresento l'ira di un popolo estinto. E spargerò tanto sangue quanto ne abbiamo perduto. Avrò raggiunto il mio scopo solo quando l'ultimo razziatore sarà stato annientato. Vivo soltanto per questo. Finché c'è l'acqua ai razziatori va bene. Mi alleerò con chiunque condivida i miei intenti. Esterminerò tutti gli altri. In questo momento direi che concordo. Allora hai appena trovato dei nuovi alleati. Lo scopo di questa nave è spazzare via i razziatori dalla galassia. Ma quanto siete disposti a sacrificare per riuscirci? Praticamente tutto, direi. Non ti credo, comandante. La menzogna è un marcatore biologico. Le tue parole celano dubbi. Tu dici. Allo scavo abbiamo trovato questo. Credo sia tuo. È un frammento di memoria. Potrebbe aiutarci con il congegno. No, contiene solo dolore. Ma vi aiuterò a combattere. L'ultima voce che udiranno i razziatori prima di morire sarà quella dei Protean che li sconfiggono per sempre. Spero che sia così. La situazione è diventata un po' statica. Gioco, grazie. Se non ti dispiace, avrei ancora qualche domanda da farti. Sentiamo. Ho scritto decine di studi sulla tua specie, pubblicate in altrettante riviste di... Buffo. Finalmente le Asari hanno imparato a scrivere. Come dici? Addirittura? Non importa. Cosa vuoi sapere? Non abbiamo mai visto una specie con le vostre abilità sensoriali. Era comune tra la mia gente trasmettere l'esperienza toccando. La chimica della vita. Concetti molto complessi possono essere assorbiti in pochi secondi. Sembra molto utile. Ci siamo evoluti come cacciatori. L'osservazione di migliaia di dettagli nel nostro ambiente ci ha garantito la sopravvivenza. Inizio a capire meglio la questione delle sonde. Successivamente abbiamo sviluppato una tecnologia per controllare le nostre abilità. Le informazioni possono essere memorizzate in alcuni oggetti usando il tubo. Come quella la scheda. La memoria e i suoi ritmi, la sua chimica, come la conoscenza e le abilità, le sonde possono ricordare delle cose. Cose come l'invasione dei razziatori. Sì, posso ancora sentire il vostro subbuglio come testimone dell'estinzione del vostro impero. Quel giorno il vostro stesso essere ha subito un duro colpo. Vuoi dirci qualcosa anche su questa stanza? C'era del liquido. Una specie di incubazione. È vero. Il DNA di un Krogan che era stato qui. Era potente, incline alla violenza. Incredibile.
Il suo nome era Grant. E se fosse stato un mio nemico, l'avrei tenuto alla larga. C'è una grande forza tra i geni. Guarda come sorride. Liara non mi perdonerebbe mai se non ti chiedessi com'era la civiltà Protean. Me lo sono sempre chiesta. Che tipo di governo avevate? Quali religioni c'erano? O magari Siamo finiti ora. Che importa? Certo che importa. Mi dispiace. Lo studio della vostra storia mi ha sempre appassionato molto. Quando sono nato io, il nostro impero era già in guerra contro i razziatori. Ricordo che la prima cosa che ho visto è stata il mio pianeta in fiamme. Quindi hanno resistito a lungo. Com'era la vostra civiltà prima dell'attacco dei razziatori? Eravamo la specie dominante del nostro ciclo. Regnavamo nella galassia. Dai miei studi so che eravate l'unica specie che viaggiava nello spazio. Davvero curioso. Era un impero composto da molti soggetti e alla fine tutti si facevano chiamare Protean. E chi non lo voleva? Non avevano altra scelta. Stai dicendo che avevate schiavizzato le altre specie? Chiunque avrebbe potuto opporsi e vincendo avrebbe dominato la galassia. In molti ci hanno provato, senza riuscirci. Questo non mi piace molto, Non credevo che i Protean fossero così severi. Era una necessità. Molto presto ci saremmo scontrati contro una nuova minaccia, la ribellione dell'intelligenza artificiale. I razziatori. Abbiamo avuto lo stesso problema. Si chiamano Get. Non potevamo permettere che le macchine ci sorpassassero. L'unico modo per vincere era riunire tutte le specie sotto il nostro impero. Ha funzionato? Per qualche tempo. La guerra di Metacon. La situazione si stava ribaltando. Fino all'arrivo dei razziatori. Ah, quindi erano degli altri intelligenze. Ho capito che le macchine ci avevano superato molto tempo prima, in modi inimmaginabili. Capisco. Quindi avevate un problema simile, Get. Su Eden Prime sembrava che ci fossero altre capsule di stasi. Cos'è successo? Hanno staccato la corrente. Era caduto e sapevamo di aver perso il nostro ciclo. Eravamo l'ultima avanguardia, i migliori soldati viventi. E così sareste dovuti sopravvivere fino al ciclo attuale in molti? Sì. Sotto la mia guida doveva sorgere un nuovo impero Protean. Avremmo comandato le specie del vostro tempo e le avremmo preparate alla prossima invasione dei razziatori. Ma tra i nostri ranghi c'erano degli agenti indottrinati che ci hanno tradito. E i razziatori hanno scoperto il nostro piano. Solo per curiosità, ma come avreste fatto a comandarci? Sarebbe stato semplice, credo. Non avreste avuto nessun'altra scelta. Sareste entrati nel nostro esercito o avreste affrontato i razziatori da soli. Abbiamo scoperto alcune rovine Protean. Era da lì che osservavate i nostri predecessori. Prima della guerra allevavamo le specie che mostravano del potenziale. Alla fine vi avremmo dato la possibilità di... Allevavano. Ma quando i razziatori hanno attaccato abbiamo interrotto tutti gli studi, sperando che vi considerassero troppo primitivi per attaccarvi. Un gesto di pietà, direi. Ora grazie, credo. Puoi dirci altro su questo dispositivo che la tua gente stava tentando di costruire? Abbiamo sentito solo delle dicerie. Dicevano che i nostri scienziati stavano costruendo un'enorme macchina, in grado di sconfiggere i razziatori. Non l'hai mai vista? A quel punto l'impero era stato distrutto. Nessuno di noi sapeva cosa stessero facendo gli altri. Beh, se non finiremo presto, a noi succederà lo stesso. Purtroppo è così. Cosa puoi dirci della vostra guerra contro i razziatori? Molti dettagli sono andati persi. Il conflitto è andato avanti per secoli. Quando sono nato, quelli che avevano affrontato i razziatori per primi erano già morti da un pezzo. C'erano solo dei frammenti di ricordi, trasmessi da un soldato all'altro. Frammenti di ciò che era accaduto. Infatti Vigil l'abbiamo incontrato. Molti anni fa abbiamo trovato sul pianeta Ilos un IV Protean che si faceva chiamare Vigil. Era il tutore di un progetto di ricerca. Durante la mia vita, Ilos era solo una diceria. Si diceva che laggiù ci fossero delle città costruite sulle rovine di una città precedente, gli Inusannon. Inusannon. Anche se i nostri scienziati avessero avuto una struttura di ricerca, le loro attività erano top secret.
Cosa di ancora più potente, certo, dei Protean, magari. Vigil ha detto che hanno eliminato tutte le loro tracce dai registri per non farsi scovare dai razziatori. Infine, gli scienziati sono entrati in stasi criogenica. Qualcun altro del mio popolo è sopravvissuto? No. No. Ma hanno impedito ai razziatori di prendere il controllo della cittadella in questo ciclo. Hanno ritardato la loro invasione. Non ho mai visto la cittadella. Era già stata conquistata molto prima che nascessi. Contro i razziatori, il tuo popolo, che tipo di guerra ha condotto? Guerra di logoramento. Abbiamo combattuto di pianeta in pianeta, di città in città. Sono stati sacrificati interi pianeti, solo per rallentare i razziatori. Il tempo che impiegavano per distruggere una popolazione ci permetteva di riorganizzarci. Era una lenta sconfitta. Deve esservi costato molto a lungo andare. Sì. La nostra gente sarebbe stata indottrinata, convertita, e si sarebbe rivoltata contro di noi. Ma non c'era altra scelta. La pietà non è un'arma, è una debolezza. Secondo te perché il tuo ciclo ha perso la guerra? La nostra forza, l'impero, è diventata la nostra debolezza. Tutte le specie erano unite sotto un'unica dottrina, un'unica strategia. I razziatori ne hanno approfittato. Quando hanno scoperto i nostri punti deboli, non siamo riusciti ad adattarci. Le altre razze non potevano succedere niente? Le specie sottomesse sono diventate divise e confuse, e poi è stata solo questione di tempo. Sono felice di sapere che il nostro ciclo sia diverso. Quasi tutte le specie cooperano, ma senza perdere le loro particolarità. Forse è la vostra unica speranza. Che bello. Non penso ci sia nient'altro, vero? No. Grazie per aver parlato con me. Non avrei mai immaginato di incontrare un Protean. È stato divertente. Ah, sì? Sì. Scoprire che le specie più primitive del mio tempo ora governano la galassia. Le Asari, gli umani, i Turian. Ci sono anche i Salarian. Quelle lucertole si sono evolute. Credo siano anfibi. Mangiavano mosche. Comandante, puoi contare su di me. Mi chiamano Javik Shepard. Ho solo bisogno di qualche attimo per riprendermi. Lo shock è ancora forte. Chiaro. Capisco. Deve essere stata un'esperienza fortissima per te. Siamo felici di averti a bordo, Javik. Abbiamo sbloccato schianto disponibile in infermeria. È un fucile particellare. Fantastico. E abbiamo un Protean. Un... beh, come se fosse un anziano di 50.000 anni fa, riportato da noi. E per lui tutto ciò è passato in qualche minuto. È incredibile tutto ciò. Abbiamo sentito parlare dei Protean per lunghissimo tempo. Soprattutto per Liara deve essere stata una cosa davvero strabiliante. E speriamo che questo aiuti il nostro ciclo contro i razziatori.